Care toscane e cari toscani, voglio portarvi una buona notizia. Anche oggi, così come avviene da alcuni giorni, calano i ricoveri nei reparti di terapia non intensiva. Solo oggi ce ne sono 47 in meno. Questo è frutto dell'impegno di ciascuno di voi, di aver rispettato le regole che ci siamo dati. Stanno per arrivare dei giorni in cui la socialità sarà più intensa, in cui si avvicinano le feste del Natale. Allora vi chiedo ancora un impegno più grande. So che è un sacrificio davvero grande, ma questo può aiutare ciascuno di noi. E usate sempre la mascherina, mantenete le distanze, lavatevi con continuità le mani e questa mascherina usatela anche quando siete a casa, quando avrete la possibilità di rivedere i vostri familiari. Fatelo sempre con grande attenzione. Consentitemi anche, visto che ci siamo, di fare un pensiero a voce alta. Ho letto la scelta del governo che il 25, il 26 di dicembre e il 1 di gennaio dice che ci possiamo muovere solo all'interno del nostro comune. Ho ricevuto tante segnalazioni da parte di molti di voi che mi sottolineano come Fivizzano non sia Firenze, come Buti non sia Roma, e allora io lancio una proposta che porteremo nell'incontro con le regioni. Dateci al governo la possibilità di fare delle aree omogenee entro cui poterci muoverci, dateci la possibilità nel rispetto delle regole, garantendo la sicurezza di tutti, di vivere questi giorni con meno tensione e meno preoccupazione. I cittadini della Toscana sono responsabili e sanno che tutti saremo più liberi solo se ognuno di noi farà la sua parte e sarà più responsabile.